La crisi climatica e la proiezione dell'umano nella dimensione del postumano sono temi che ricorrono sempre più frequentemente anche nella poesia, non solo nel romanzo contemporaneo. La poesia in effetti può essere una forma ideale proprio per esprimere la relazione tra un soggetto e gli elementi che circondano il soggetto attraverso gli spazi multipli e i piani temporali incrociati. Proprio perché la lirica non ha bisogno di strutture discorsive e narrative. Un caso significativo è offerto dalla recente Geografie di Antonella Anelda, che trova nella dimensione ecologica e biologica il suo orizzonte tematico privilegiato. Anelda è tra le più importanti autrici italiane di oggi, tra i suoi libri, in cui si alterna il genere lirico a quello saggistico, ricordiamo i recenti Salva con nome del 2012, Istorie del 2018 e un saggio affascinante, Le piante di Darwin e i topi di leopardi, appena uscito. Geografie, di cui parliamo, è un libro di prose in cui però emergono anche elementi lirici che interagiscono con una componente più saggistica, più riflessiva. In questa forma di saggismo lirico, il tema naturalistico mette in relazione l'io con gli ambienti, le geografie, appunto, degli spazi ecologici in cui le specie nascono e muoiono, lasciando tracce nel tempo che dal passato più remoto arrivano fino al nostro presente. Nel libro si parla anche della recente pandemia. Leggiamo allora un brano. I fossili, scrive Anelda, ci rivelano la grande invasione della terra da parte dei pesci, la trasformazione del respiro, la formazione del collo, dei gomiti, la modificazione della coda. Basta pensarsi come un pesce andando indietro fino all'acqua da cui siamo usciti e la morte smette di preoccupare. Strati e strati, rocce piene di conchiglie e erbe marine, sollevati da un'idea di creazione, castigo, premio, intenzione. Solo condizioni atmosferiche e desiderio, perlomeno tensioni. Deserti, Groenlandia, Gobi, Sahara e piccoli animali striscianti. Il nostro pesce interiore ora si muove soltanto nel passato. Acque, non persone diverse, diversi accessi, diversi fondali, ora morbidi, ora affilati. Ecco le geografie di Antonella Anelda che attraversano il tempo, lo spazio e la nostra stessa identità di esseri umani tra altre specie.